Ma ciao gente! Come sappiamo bene, i cartoni animati quando diventano famosi vengono ad un certo punto copiati da altri per cercare di ottenere lo stesso successo, utilizzando la scia del momento. Ma non sempre le cose finiscono benissimo per alcune copie, davvero sfrontate e troppo uguali agli originali. Se volete capire meglio di cosa parleremo oggi, prima vi do un consiglio, fate un bel giretto sul canale Telegram ufficiale. E ovviamente iscrivetevi anche lì. Visto che arriverà a breve anche la chat ufficiale per i membri, nel caso qualcuno voglia quindi chattare. E subito dopo tornate da Seduraiati come non lo siete mai stati per un'altra incredibile top. Partiamo! Lo straordinario mondo di Gumball. Forse non avrà lo stesso successo di altri cartoni di Cartoon Network, ma sicuramente è uno dei più strani e divertenti che in molti abbiano mai visto. Compreso me. Adesso non lo guardo più come una volta, ma ricordo quando manco finivo i compiti pur di sintonizzarmi sul nuovo episodio. Ehi, non lo fate voi, eh? Ha avuto una bellissima copia animata come tanti altri, assolutamente da vedere anch'essa, Miracle Star. Ok, non lo so se è davvero da vedere, io manco lo conoscevo, credo. Era davvero troppo simile. Sono stati modificati però alcuni punti importanti, come le razze dei protagonisti. Invece di un gatto, stavolta il personaggio principale è una capra. Sgarbi lo avrebbe amato. E non c'era la sorellina adorabile che tutti conosciamo nell'originale. Infatti, per via della politica cinese sui bambini, questa era stata tolta dalla famiglia. Comunque sia, i creatori di Gumball hanno risposto in modo molto divertente creando un intero episodio dove la famiglia del loro cartone incontrava un'altra famiglia, che era praticamente la loro copia, per far capire ai nostri amici cinesi che avevano notato la cosa. Nel 2017 Cartoon Network non sembrava interessata a buttare giù gli episodi cinesi, perché anche se erano copie fin troppo sfrontate portavano comunque audience agli originali, che intanto crescevano ancora di più. Ad oggi non so che fine abbia fatto e non so se Cartoon Network alla fine l'abbia denunciata, quindi continuiamo con il dubbio. Le tartarughe ninja. Adoravo mangiare pizza mentre mi guardavo le tartarughe ninja, perché sono proprio loro che mi hanno fatto sempre venire voglia di mangiare pizza dalla mattina alla sera. Non sto scherzando, ragazze e ragazzi, le mangiavo pure per colazione. E non lo fate assolutamente. Vi assicuro che non è una bella idea. Tutto questo a causa della fama delle tartarughe ninja che dall'uscita della serie nel 1987 hanno sfondato più di una volta il botteghino televisivo ed è specialmente per questo che hanno più di una copia. Più di un paese o una compagnia ha provato a seguirne la scia. I più famosi cartoni copia e incolla però sono Kung Fu Dino Posse, una serie televisiva animata canadese, sudcoreana, singaporiana, tedesca, non sto scherzando, e Le avventure di T-Rex. Il primo citato in realtà non era così brutto, anzi a molti era piaciuto vedere dei dinosauri simpatici che cercavano di fermare dei dinosauri cattivi. Il secondo invece era piaciuto un po' meno, ma non era brutto nemmeno questo, dai. Era una serie televisiva a cartoni animati, coprodotta dalla giapponese Kitty Films e dalla statunitense DIC Entertainment. Il problema è che era il più simile alle tartarughe ninja a causa soprattutto dei personaggi, che come segni distintivi avevano dei colori diversi tra loro, però gli stessi colori delle tartarughe ninja. Ma questo per ora non è un reato, quindi, beh, se volete fare un cartone uguale a un altro, metteteci pure gli stessi colori. Scooby-Doo. Ah, Scooby-Doo, una bellissima serie con un cane fifone che però cerca comunque di affrontare le sue paure combattendo contro i fantasmi. O almeno ciò che sembrano, ma non lo sono. Alla fine si scopre sempre che non sono veri. Questa è proprio la vera differenza che c'è tra questa serie e la sua famosa copia di nome Goober. Entrambe sono serie che si concentrano sul paranormale. Abbiamo degli adolescenti, o almeno credo perché alcuni personaggi mi sembrano molto più che adolescenti, ma vabbè. Che trovano fantasmi con apparecchiature sofisticate e tanta fortuna, insieme a un cane fifone ma simpatico e a volte coraggioso quando serve. In Goober però questi fantasmi mostri sono veri. Nonostante sia una copia ha avuto un buon successo, però alcune cose proprio non le capisco. Perché il loro veicolo è una specie di carro armato a sei ruote? Devono per caso andare in guerra? Una cosa ancora più interessante è che la serie ha avuto quel piccolo successo perché era stato prodotto dallo stesso studio di Scooby-Doo, cioè Hanna-Barbera. Ma io rimarrò sempre fedele a Scooby-Doo e non vedo l'ora che esca il film nelle sale, e voi? Yu-Gi-Oh!
e non soltanto cartoni occidentali, ma anche orientali, i cosiddetti anime. Sicuramente i cartoni giapponesi sono noti a tantissime persone, specialmente ai genitori che spesso hanno provato a bandire i più famosi da vari paesi, per contenuti maturi e troppo spinti. Chi dice che sono per bambini? Tra i più famosi anime abbiamo Yu-Gi-Oh! In tanti in realtà hanno provato a riprodurne la fama, spesso inutilmente, tranne alcuni come Duel Masters. Se volete vedere altri anime con dei ragazzini che fanno uscire dei mostri giganti da delle carte, allora sicuramente fa per voi. E dura anche poco, infatti è iniziato ad ottobre 2002 ed è finito ad aprile 2003 per lo scarso successo, nonostante i buoni voti. Il problema più grosso che non lo ha fatto decollare era proprio la sua somiglianza con Yu-Gi-Oh!, ma con una storia meno complessa e profonda e un personaggio troppo semplice. L'idea di base era più o meno la stessa, cioè duelli con le carte con mostri e dimensioni da ogni parte dell'universo. Ma si fermava lì, senza usare troppo. Rocket Power. Verso la fine del 99 e l'inizio del 2000 erano usciti i primi episodi di Rocket Power, un cartone abbastanza famoso tra i vecchietti 26enni come me, credo, eh. Parlava di quattro giovani che ogni giorno vivevano varie situazioni praticando sport estremi. Era della Nickelodeon che però stranamente nel 2012... fece uscire una copia sfrontatissima dell'originale chiamata Wild Grinders, andato in onda sul canale gemello Nickelodeon. La curiosità più interessante è che non mostrava soltanto dei ragazzini vivere la vita al limite in skate affrontando varie situazioni anche loro ogni giorno, ma al contrario degli originali non avevano il casco o le protezioni, quindi non era tanto family friendly alla fine. Forse questo è uno dei tanti motivi per cui sono stati fermati a due stagioni soltanto, e ovviamente c'entra anche la scarsa originalità e la qualità in generale, che lasciava molto a desiderare. Mi raccomando, non prendete esempio da loro. Il casco è importante, io l'ho imparato a mie spese, cadendo dalla bici. Quel giorno a soli 9 anni ero invecchiato di colpo, ma questa è un'altra storia delle mie tante tristi. South Park. Moltissimi si sono sempre chiesti se South Park avesse mai avuto un qualche tipo di copia animata. Ebbene, signori e signore, oggi risponderò all'arcano con un bel sì. Questo cartone si chiama Blocks 13 ed è stato prodotto in Kuwait. L'ultimo paese che vi aspettereste copi una serie come South Park. Politicamente scorretto, fuori dal comune, pieno di parolacce che farebbero rizzare i capelli a un prete. Lo stile di disegno è lo stesso, ma molto meno definito, quindi fastidioso agli occhi da vedere. Alla fine però su questo si può sorvolare, anche South Park è ispirato a stili di disegno semplici. Ma non si può perdonare il fatto che sia praticamente uguale a partire dal gruppetto di amici, per esempio. Abbiamo il Cartman arabo o il Kenny, incredibilmente disegnati simili, se non uguali. Non so benissimo di cosa parli perché non parlo arabo e non ci sono cose su internet che spieghino bene la situazione, ma immagino che non tratti per niente delle stesse tematiche dell'originale. Anzi, sicuramente molto più soft. Adventure Time. Ok, forse qua avrò il popolo contro, ma a me non piace tantissimo Adventure Time. Sono opinioni personali però. La qualità sicuramente c'è. Parla di due amici che vivono ogni giorno avventure diverse e riescono a far ridere lo spettatore con fantastiche scene di commedia e tanto altro. Però vi devo confessare che io l'ho trovato sempre molto inquietante, anche a causa delle teorie che in giro sono nate su internet. Ma non siamo qua a parlare di questo, bensì della copia animata La leggenda di Lucky Pie. È veramente, ma veramente simile ad Adventure Time. Lo stile, per esempio, è quasi lo stesso, ma con meno dettagli e colori accesi. Anche i personaggi sia primari che secondari risultano molto simili, anche se con alcune differenze, ma bisogna ammettere che è stato un bel tentativo. Per essere una serie web cinese, prodotta da un gruppo di artisti senza finanziamenti o studio. Il primo episodio è stato rilasciato come cortometraggio all'inizio di gennaio 2015. I Simpson. Ma non soltanto versioni arabe come avevamo detto in un video precedente. Questa famosissima famiglia ha in realtà avuto moltissime copie che hanno cercato di seguirne la scia come macchine da corsa impazzite. Tra le più disastrose e brutte troviamo i Samsonadzes, una serie georgiana che sicuramente non ho pronunciato giusto, ma chi se ne frega. Cioè, già dal nome si capisce che non sono poi tanto originali. È stata creata con uno stile 3D bruttissimo da vedere. Cioè, mi sono dovuto sciacquare gli occhi con la candeggina. Nel paese di origine in Georgia è diventata la serie più vista in poco tempo perché trattava anche di tematiche riguardanti il popolo e i problemi che affrontavano ogni giorno. O forse perché non avevano di meglio da guardare.
era davvero orribile e spesso finiva nelle classifiche dei peggiori cartoni animati di tutti i tempi. Dapprima la grafica, come già detto, aveva raggiunto vette bassissime. Il doppiaggio sembra fatto da dei polli, per quanto le voci erano inascoltabili. Il design del mondo e dei personaggi non avevano alcuna fantasia e le storie spesso non concludevano tutto ciò che raccontavano all'inizio. SpongeBob. Ed eccoci finalmente a uno dei cartoni animati più popolari di tutti i tempi. Adatto sia a bambini, che adulti, che anziani, che alieni, che ne so. Quindi, vista la reputazione, è ovvio che qualcuno abbia provato a imitare la spugna gialla più famosa dei mari. Ecco Coconut Fred, trasmesso da Warner Bros. Kids. Già dall'introduzione si può capire che è chiaramente uno SpongeBob, ma stavolta a forma di cocco e fuori dal mare. Il protagonista è allegro, ma anche abbastanza infantile. È praticamente una fusione tra SpongeBob e Annoying Orange. Le storie che viveva erano più o meno le stesse, ma è stato cancellato dopo pochi episodi, proprio a causa delle somiglianze e del poco successo. Prima di concludere, però, una citazione particolare va allo SpongeBob cinese. Molti anni fa girava su YouTube un video di una versione alternativa della intro di SpongeBob. Un po' razzista, che però non aveva niente a che fare con il cartone e non era una copia, come molti dicevano. Era soltanto stato creato da alcuni fan, o da un fan, non ho capito bene. Insomma, se non l'avete visto, fate un bel giro e guardatevelo. Con questo concludiamo, che dite? Ne conoscete altre di copie? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo. E mi raccomando, ricordatevi anche di fare un giretto sul canale di gaming, per vedermi giocare e magari farmi qualche domanda in live, se vi va ovviamente.